Ciao, bentornato sul mio canale. Oggi la nostra intera lezione di Pilates ruota attorno a una semplicissima sedia da cucina, una sedia basta che abbia uno schienale che sia relativamente solida. Ti consiglio di avere un cuscino sulla sedia perché andremo a un certo punto a appoggiarci con le ginocchia, quindi meglio se hai una superficie comunque più morbida su cui appoggiarti. Pronti per partire? Ricordati di rimanere fino alla fine perché faremo ovviamente una sequenza di allungo, di stretching di tutta la muscolatura che abbiamo allenato, soprattutto a livello di gambe e glutei. Cominciamo ad appoggiare delicatamente entrambe le mani sulla seduta della nostra sedia e prepariamo i piedi in parallelo. Ci allunghiamo bene verso l'alto, facciamo un piccolo avanti e indietro con il peso, giusto per aprire le dita dei piedi e per sentire il peso distribuito bene tra l'avampiede, le punte, la dita del piede e invece i talloni. Questo appoggio sulle tue mani è delicato, ma cerca di non sfidarti eccessivamente sull'equilibrio. Vuoi oggi concentrarti sull'attivazione muscolare più che sulla tenuta. Ci saranno dei momenti in cui ti chiederò di rimanere in equilibrio, ma saranno limitati. La tua schiena è bene dritta, allunga, la cervicale è bene allungata, quindi il mento non troppo avanti, ma tira un filo indietro. Andiamo a fare un piccolo piegamento sulle gambe, quindi piega le tue ginocchia delicatamente, senza staccare i talloni, tieni la schiena bene dritta e poi ritorna con le gambe completamente distese. Espira mentre scendi, inspira, ritorna in allungo. Un demi-plié, fuori l'aria 3 e ritorna su, ancora scendi 4. E risali, avanti scendi 5 e ritorna, ancora scendi 6, tieni la schiena bene allungata mentre scendi, ancora fuori l'aria 7 e ritorna, ancora 1, 8, ritorna. Ora sali sulle punte dei piedi, quindi porta il peso un filo in avanti, vai su, senti sempre quel filo che ti tira verso l'alto e ritorna ad appoggiare i talloni. Ancora sali 2 e ritorna, avanti sali 3. E riappoggia i talloni, ancora sali 4 e ritorna avanti, sali 5 e ritorna, tieni il petto bene aperto, 6 e ritorna avanti, ancora 7. Sul prossimo ci fermiamo in salita. Sali, inspira, prepara, espira, piega le ginocchia, fuori l'aria. Non esagerare su questo piegamento, stendi completamente. Ancora scendi 2, inspira, riallunga, ancora scendi 3. E ritorna, avanti scendi 4 e ritorna in allungo, ancora scendi 5 e ritorna avanti, ancora scendi 6 e facciamone ancora un paio così, scendi 7 e sul prossimo ci fermiamo giù, facciamo dei piccoli molleggi sulle gambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendi bene le ginocchia. Ora prova, se te la senti, a portare un braccio in avanti, l'altro braccio in avanti. Fermati qui qualche secondo e poi riappoggia delicatamente i talloni, ma rimani in allungo verso il soffitto. Rilassa le braccia e sciogli un secondo le tue gambe. Ora, dalla posizione del parallelo, richiama le gambe vicine una all'altra e portati di lato rispetto alla seduta, alla spalliera della tua sedia. Le gambe sono unite, andiamo a ruotarle leggermente verso l'esterno. Fai in modo che il movimento di rotazione parta dai tuoi glutei. I glutei si attivano e tirano i tuoi femori a ruotare verso l'esterno. Considera che questa è una V non tanto aperta, in cui se necessario puoi anche separare leggermente le tue gambe in modo che le gambe siano stese completamente. L'altra mano ammettila pure sul tuo fianco, anche qui cerca il plié, fermati un secondo qui, controlla che le tue ginocchia siano sopra il secondo e terzo dito del piede, quindi apri bene verso l'esterno, il bacino neutro, gli addominali tenuti e il collo del piede bene sostenuto, i talloni appoggiati, ritorna a stendere completamente, ancora scendi 2 e ritorna su, ancora scendi 3. E risali, avanti scendi 4, la schiena sempre bene dritta, ancora scendi 5 e ritorna, ancora scendi 6 e ritorna su, avanti scendi 7 e ritorna, ancora 1, 8, stendi bene. Ora preparati per salire in relevé, in punta di piedi, sali 1 e ritorna giù, le gambe sono sempre stese, ancora sali 2. E ritorna, avanti ancora sali 3 e ritorna, avanti sali 4 e riappoggia i talloni, ancora sali 5
ritorna avanti ancora, sali 6. E ritorna avanti 7, sul prossimo ci fermiamo su, sali 8, inspira qui adesso, piega le ginocchia, 1, e riallunga completamente, ancora scendi 2, e ritorna avanti, ancora scendi 3, e ritorna su, avanti scendi 4, e stendi, ancora scendi 5, e ritorna avanti, scendi 6, e ritorna avanti, scendi 7, sul prossimo ci fermiamo giù per molleggiare per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendi bene le gambe, anche qui prova a portare le braccia una in avanti, l'altra in avanti, fermati qui qualche secondo e poi riappoggia i talloni, rilassa le braccia e sciogli un secondo anche le tue gambe. Cambiamo solo posizione un secondo della sedia per fare la seconda posizione. Dalla posizione in cui tu eri poco fa, quindi le gambe in rotazione esterna, tieni quella V dei tuoi piedi e vai a separare le gambe un pochino più oltre la linea dei tuoi fianchi. Prova un secondo a scendere in questo plié alla seconda posizione. Se ti accorgi che le gambe sono troppo vicine tra di loro, puoi sempre separarle di più. Anche qui, ginocchio sul secondo e terzo dito, apri bene e cerca di inclinare il meno possibile in avanti. È possibile inclinare un pochino in avanti, ma cerca di limitare questa inclinazione. Inspira, prepara ed espira, scendi. 1. E ritorna a stendere. Ancora scendi. 2. E ritorna, l'appoggio della mano è sempre molto delicato. 3. E ritorna, ancora scendi. 4. E ritorna avanti, ancora scendi. 5. E ritorna avanti, scendi. 6. E ritorna, ancora scendi 7, sul prossimo ci fermiamo giù per i molleggi. 8, fermati, molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stendi tutto e richiama le gambe una vicino all'altra. Facciamo subito un pochino di stretching per le tue gambe. Quindi la mano corrispondente alla tua gamba prende la caviglia, attiva gli addominali e i glutei qui e tira delicatamente le gambe una vicino all'altra. Cerca di stretchare il tuo quadricipite della gamba destra. Se vuoi, puoi staccare questa mano e portarla insieme all'altra sulla caviglia, oppure tenerla qui per l'equilibrio. Sciogli un secondo questa gamba, portiamoci la sedia dalla parte opposta per andare a afferrare l'altra caviglia, afferra qui. Attiva bene gli addominali, tieni i tuoi glutei, allungati bene verso l'alto, quindi senti che stai crescendo sulla gamba di terra e cerca di portare anche qui le gambe una vicino all'altra. E puoi sempre afferrare la caviglia con entrambe le mani. E ritorna. Volti di nuovo verso la sedia e allontanati leggermente. Piega leggermente le ginocchia. La tua schiena è completamente piatta, il tuo sguardo più o meno verso la spalliera della tua sedia. Inspira qui ed espira fuori l'aria. Cat stretch, tutta la gobba. Porta lo sguardo al bacino. Inspira, tienilo ed espira dal bacino, ritorna, riporta lo sguardo in avanti. In prepara ed es retroversione, vai a fare tutta la gobba. Inspira, tienilo ed espira dal bacino, ritorna ad aprire bene il petto. In prepara ed es retroversione, vai a fare tutta la curva. In, tienilo ed espira dal bacino, ritorna, apri bene il petto. E di nuovo fuori l'aria, retroversione del bacino, vai a fare tutta la curva. Inspira, tienilo ed es dal basso verso l'alto, ritorna, ne facciamo ancora uno. In, prepara ed es retroversione, fuori l'aria. Inspira, tienilo ed espira dal bacino, ritorna. Allontanati ancora un pezzettino con le gambe, stendile il più possibile e andiamo a fare running. Le tue braccia sono morbide, la cervicale è lunga, puoi sempre sollevare il tallone della gamba che piega oppure tenerlo appoggiato, assolutamente a tua scelta. Usa questo movimento per sciogliere la zona lombare e per creare un minimo di allungo sulle tue gambe.
E scambia, facciamone ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. Ora piega entrambe le gambe, rilassa la tua testa e le braccia giù verso il pavimento, rilassa un secondo la testa qui, inspira ed espira piano, snocciola verso l'alto, torna con la schiena bene dritta, allungati verso il soffitto, riporta lo sguardo bene in avanti. Molto bene. E andiamo a sederci sulla sedia. Siediti abbastanza sul bordo della tua sedia, con i piedi bene paralleli, fai in modo che i piedi siano bene ancorati sul pavimento, la schiena bene dritta, senti gli ischi in appoggio, andiamo a ruotare le spalle, cominciamo a sciogliere un pochino le spalle qui, ruota bene indietro, comincia a sentire il corsetto addominale che si attiva, comincia a percepire il tuo pavimento pelvico, il trasverso, quindi senti il corsetto addominale che ti aiuta ad allungare la colonna verso l'alto. Lascia le braccia lungo i fianchi, andiamo a fare tutto il cerchio con le braccia. Inspira, grande cerchio ed espira, apri. Quando le braccia salgono, in particolare, attenzione a non mollare i tuoi addominali. Inspira, vai su ed apri e scendi ancora. Inspira, sali ed scendi di nuovo. In ed cambiamo direzione, partiamo dall'esterno. In ed ritorna bene in avanti. Ancora, inspira, sali. Ed ritorna di nuovo in, vai bene verso l'alto e ritorna giù. E ancora uno, inspira, sali ed ritorna. Bene. Ora partiamo con le mani una sopra l'altra, con i palmi rivolti verso l'alto e i gomiti abbastanza incollati sul tuo busto. Andiamo a fare rotazione esterna dei nostri omeri. Quindi apri, senti che stai lavorando con la parte posteriore del braccio e con la parte dorsale. Inspira, ritorna. Avanti così, fuori l'aria 2. Inspira, ritorna, avanti, apri 3, tieni il busto bene allungato verso l'alto, 4 e ritorna, avanti 5 e ritorna ancora, apri bene 6 e ritorna, avanti 7 e ritorna, ancora 8, facciamo gli ultimi due così, ancora apri 9, sul prossimo ti fermi in apertura e fai dei piccoli molleggi verso l'esterno, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fermati quasi al tuo massimo. Adesso allunga le tue braccia. Inspira qui ed espira. Richiama i gomiti verso il punto vita. Fuori l'aria. Inspira, allontana, allunga le braccia. E fuori l'aria, tira 2. Inspira, riallunga. Ancora fuori l'aria 3. Inspira, riallontana. Ancora tira 4. E riallunga ancora fuori l'aria 5. Senti bene lavorare quella zona dorsale e laterale del tuo busto. Inspira ancora gli ultimi due, fuori l'aria tira. Inspira, allunga e ancora fuori l'aria tira. Riallunga ancora una volta e questa volta rilassa le braccia lungo i tuoi fianchi. Fermati qui. Inspira, prepara. Adesso porta le braccia appena sopra la linea delle spalle e ritorna giù. E di nuovo, fuori l'aria 2, senti sempre gli addominali attivi, ancora sali 3, e ritorna, avanti ancora sali 4, e ritorna, avanti ancora sali 5, sul prossimo ci fermiamo su, gira i palmi da questa parte, girali in avanti, inspira, richiama le mani una vicino all'altra ed espira, riaprile, fuori l'aria 1, e ritorna, avanti ancora apri 2. E ritorna al centro, ancora apri 3 e ritorna. Senti il lavoro delle scapole sulla parte del tuo dorso e ancora un paio di volte apri e richiudi. Sul prossimo ti fermi con le braccia in apertura, gira i palmi verso il soffitto, porta le braccia sopra la tua testa. 1 e riscendi, ancora sali 2 e ritorna, avanti sali 3 e ritorna, ancora sali 4. E ritorna, avanti ancora sali 5 e ritorna, ancora sali 6, scendi con le braccia fino ai tuoi fianchi e ruota un paio di volte le spalle indietro. Ora porta i gomiti in questa posizione, sono piegate a 90 gradi, pensa di spingere la spalla verso il basso e di sollevare il gomito, immaginare di avere il gomito appoggiato su una mensola. Inspira qui, espira, apri, controlla bene di avere angoli di 90 gradi nelle tue braccia, i palmi rivolti da questa parte. Inspira, chiudi ed espira, apri. 1
ritorna, ancora apri 2 e ritorna avanti, ancora apri 3, inspira, ritorna il busto bene stabile, 4 e ritorna avanti, ancora apri 5 e ritorna avanti, ancora 6, facciamone ancora un paio così, apri 7 e ritorna, ancora 1, 8. Chiudi, rilassa le tue braccia e di nuovo sciogli ruotando un pochino le tue spalle indietro. Facciamo giusto un paio di allunghi in avanti, lascia le braccia, le mani o sulle tue gambe o lungo i fianchi, inspira qui ed espira, scendi, curva in avanti, porta il busto verso le tue gambe, lascia che la testa scenda, fermati un secondo giù, inspira ed espira, va il bacino, ritorna, scarica le spalle, la testa sale sempre per ultima, riporta lo sguardo in avanti. Ancora uno, in, prepara, ed essa, testa, collo e spalle, scendi, lascia che il busto si allunghi sopra le tue gambe, inspira, tienilo, e respira dal bacino, risali, srotola piano verso l'alto, ritorna con la schiena dritta, allungati bene verso l'alto. Comincia a girarti da un lato, in modo da avere lo schienale, usiamo il tuo braccio destro per primo, quindi braccio destro libero di lavorare. Sei abbastanza avanti sulla seduta della tua sedia in modo da poter fare in un secondo momento retroversione con il tuo bacino. Qui tieni la schiena bene dritta, porta lo sguardo in avanti, lascia il braccio destro giù. La tua mano sinistra ti può aiutare per fare una torsione, quindi tutto il cerchio della la circonduzione del braccio destro e vado a ruotare anche con il busto. Quindi sto mobilizzando non solo il braccio, ma anche tutto il mio busto. Inspira mentre il braccio sale ed espira, ruota in direzione del braccio che sta aprendo. E di nuovo inspira, vai su ed es, grande cerchio col tuo braccio. Inspira, sali ed es, scendi. Ancora inspira, sali ed es, scendi. Cambiamo direzione del cerchio, quindi parti da dietro, guarda il tuo braccio che apre, poi riporta lo sguardo bene in avanti. Allinea il braccio con la tua spalla, inspira mentre ruoti ed es, ritorna bene al centro. Ancora inspira, vai in apertura e richiamala in avanti. Ancora uno, inspira ed es, ritorna. Ora allunga le tue braccia in avanti mentre scendi in retroversione. Apri il tuo braccio destro e guardalo mentre vai in apertura. Ritorna al centro in appoggio sugli ischi e avanti di nuovo. Fuori l'aria, scendi 2. Inspira, torna su, ancora fuori, la riascendi 3, inspira, ritorna e avanti ancora fuori, la ria 4, inspira, ritorna, avanti ancora scendi 5, inspira, ritorna, cerca di tenere i piedi appoggiati sul pavimento, ancora fuori, la ria 6 e facciamone ancora 2 così, fuori, la riascendi 7. Inspira, ritorna e ancora uno fuori l'aria 8, ritorna e rilassa un secondo le tue braccia. Ora allunga le tue braccia di nuovo in avanti, scendi in retroversione, solleva la tua gamba destra, portala su, quindi cerca di portare la tibia in orizzontale, scarica le spalle, se vuoi puoi portare le braccia anche qui sulla seduta della tua sedia. Inspira, fai scendere la punta del piede, tocca il pavimento ed espira, risali 1. E ritorna, avanti sali 2 e ritorna, ancora sali 3, tieni tutto fermo, muovi solamente la tua gamba, 4 e ritorna, ancora sali 5 e ritorna, avanti sali 6 e ritorna, ancora gli ultimi 2, 7 e ritorna, ancora 1, 8, appoggia il tuo piede, fai una bella curva in avanti con il tuo busto, rilassa un secondo le braccia e la testa. E srotola piano verso l'alto, quindi torna con la schiena completamente dritta, riallunga lo sguardo in avanti e facciamo tutto dall'altra parte. Quindi preparati bene avanti con la seduta, ischi in appoggio, i piedi bene paralleli, il tuo braccio sinistro libero per partire. Inspira, porta su, tutta circonduzione con il braccio e il busto che accompagna. Inspira, sali, grande cerchio verso l'esterno e ancora inspira su. Ed essa accompagna, ancora inspira, sali ed essa mobilizza bene in torsione, ancora uno da questa parte, sali
Ritorna giù, cambiamo direzione di questo cerchio, porta il braccio prima indietro, allungati verso l'alto e ritorna. E di nuovo inspira, sali. Ed adesso scendi, di nuovo inspira, sali. Ed adesso ritorna giù, ancora in, sali. Ed adesso scendi, ancora uno, inspira, vai su. Ed adesso ritorna. Prepara le tue braccia in allungo, inspira qui, espira, il tuo braccio destro va, il sinistro va in apertura, ruota e guardalo, inspira, ritorna. E avanti così, fuori la riesci, di due, inspira, ritorna, avanti ancora, fuori la tre. Inspira, torna al centro sugli ischi, ancora fuori l'aria 4, cerca sempre di tenere i piedi appoggiati sul pavimento, avanti ancora scendi 5 e ritorna, avanti ancora scendi 6 e ritorna, avanti ancora scendi 7 e ritorna, facciamo l'ultimo da questa parte, ancora scendi 8. Ritorna su, rilassa le tue braccia, ruota un paio di volte le spalle indietro, riallunga le braccia in avanti, scendi in retroversione, stacca la tua gamba sinistra, portala bene a tavolino, la tibia possibilmente orizzontale, cerca di scaricare le spalle, inspira la punta del piede sfiora il pavimento ed espira, ritorna su, uno, e ritorna avanti, fuori l'aria, due, e ritorna giù, ancora sali, tre. E ritorna avanti, sali 4 e ritorna avanti, sali 5 e ritorna ancora, sali 6. Facciamone ancora un paio così, fuori l'aria 7 e ritorna ancora 1, 8. Riappoggia bene il piede, tuffati un secondo in avanti verso le tue gambe, rilassa la tua testa e poi srotola piano verso l'alto, torna con la schiena bene dritta. Ora, se preferisci, anziché allungare le braccia in avanti, puoi aggrapparti sulla sedia, se preferisci. L'importante è che tu faccia un movimento in cui non ci sono colpi di reni, ma è un movimento in cui la schiena è in retroversione, sono gli addominali che ti sostengono. Quindi proviamo a scendere in retroversione. La gamba destra si solleva di nuovo. Ora pensa di scambiare le tue gambe in questo modo, rimanendo un secondo in equilibrio sul bacino. E fuori l'aria scambia 2. E ancora scambia 3, il bacino assolutamente stabile, fuori l'aria 4, ancora scambia 5, avanti scambia 6 e ancora scambia 7, scambia 8, avanti scambia 9, ancora 1, 10, riappoggia entrambi i piedi, curva un secondo in avanti, di nuovo verso le tue gambe e torna con la schiena dritta. Srotola di nuovo verso l'alto, allungati bene verso il soffitto. E andiamo a fare adesso una piccola sequenza in quadrupedia, quindi stai sempre lavorando con una gamba prima dell'altra. Mettiti in quadrupedia e fai in modo di spostarti leggermente verso il bordo della tua sedia, in modo che la gamba che hai vicino al bordo possa scendere nella seconda fase. Quindi sei sbilanciato leggermente verso il bordo della tua sedia, lontano dallo schienale. Le braccia sono, la posizione che hai è una posizione leggermente più corta, no? La tua quadrupedia sarebbe leggermente più aperta, invece qui abbiamo una superficie un pochino più ristretta su cui lavorare. Uguale peso su entrambe le braccia, lo sguardo sul pavimento, solleva la tua gamba lontana dallo schienale, inspira qui, tieni il bacino bene neutro ed espira, allunga indietro questa gamba, stendi 1 e ritorna senza appoggiare, avanti ancora allunga 2 e ritorna, avanti ancora stendi bene 3 e ritorna, avanti ancora allunga 4 e ritorna, avanti ancora stendi 5. Inspira, ritorna, uguale peso sulle mani, ancora allunga 6 e ritorna, ancora un paio di volte allunga 7, sul prossimo ci fermiamo in allungo, stendi, porta il piede a martello, ora fai scendere questa gamba a filo della sedia, cercando di non curvare la colonna, sei neutro con il bacino, fuori l'aria, sali, 1, inspira, ritorna, giù, tieni il codino in fuori, ancora sali 2, inspira, ritorna. E avanti così, fuori l'aria 3, le anche sono bene allineate, ritorna, ancora sali 4 e ritorna, avanti ancora sali 5, inspira, ritorna, avanti ancora sali 6, bene, gli ultimi due così, avanti ancora sali 7 e
ritorna ancora 1-8, fermati su, punta il piede, richiama il ginocchio vicino all'altro, scendi un secondo, appoggia pure gli avambracci sulla sedia, curva la colonna e andiamo a fare una piccola sequenza di running, quindi sciogliamo un secondo il bacino e le gambe in questa posizione. Tieni le spalle sempre lontane dalle orecchie e poi piega le ginocchia, torna con la schiena in allungo verso l'alto. Prima di passare sull'altra gamba, facciamo una piccola sequenza per il nostro tricipite. Quindi appoggia la gamba vicino allo schienale e la mano. La gamba che è lontano mi invece va giù, tieni la schiena bene piatta. Il tuo braccio lontano dallo schienale arriva, le spalle sono bene allineate, porta questo braccio in linea con il tuo busto, piega il gomito, inspira qui ed espira stendilo. Uno, e ritorna avanti, stendi. Due, e ritorna avanti, allunga. 3. Non hai nessuna resistenza, ma la puoi creare. Pensa di muoverti dentro una sostanza densa, quindi una sostanza più densa dell'aria, quindi crea quella resistenza contro la quale il tuo braccio va e contro la quale il tuo tricipite si attiva. Facciamo gli ultimi due, stendi, il prossimo lo tieni steso, piccoli molleggi verso l'alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rilassa e sciogli un secondo la posizione e ci prepariamo per fare tutto dall'altra parte. Mani in appoggio, ginocchia appoggiate, sistemati un pochino verso la parte lontana dallo schienale della tua sedia, le mani bene parallele tra di loro, stacca la tua gamba, inspira qui, respira, stendila indietro, allunga. 1, inspira, ritorna senza appoggiare, ancora fuori la riallunga. 2, inspira, ritorna e avanti ancora, stendi. 3, e ritorna avanti, stendi. 4, e ritorna avanti ancora, allunga. 5, inspira, ritorna, bacino bene stabile, allunga. 6, e ritorna in piegamento, ancora allunga. 7, sul prossimo ti fermi con la gamba bene allungata indietro, piede a martello, porta la gamba bene a scivolare sul bordo della sedia ed espira, riportala su. 1, inspira, ritorna avanti ancora, sali. 2, cerca di non andare in retroversione con il tuo bacino, ancora fuori l'aria, spingi su. 3, inspira, ritorna e avanti ancora, sali. 4, e ritorna avanti così, sali. 5, e ritorna ancora, sali. 6, e ritorna, facciamone ancora un paio così, sali. 7, e ritorna ancora. 1, sali. 8, ripiega il ginocchio, appoggia entrambi i piedi, appoggia anche qui gli avambracci e andiamo a fare un'altra piccola sequenza di running in cui puoi sempre sollevare i talloni se preferisci. Usa sempre questa sequenza per sciogliere le tensioni che eventualmente si sono accumulate sul bacino, sulla zona lombare. E poi piega entrambe le gambe, snocciola verso l'alto, torna con la schiena bene dritta. Andiamo a fare il tricipite anche qui. Quindi ginocchio e mano vicine allo schienale si appoggiano, l'altra gamba rimane bene allungata, il bacino neutro, porto il mio braccio in linea con il busto, la cervicale allungata, piego il gomito ed espira, stendi. 1, e ritorna avanti. 2, e ritorna ancora, allunga. 3, e ritorna, stendi. 4, e piega avanti ancora, stendi. 5, allunga. 6, e ritorna ancora, stendi. 7, fermati in allungo sul prossimo. 8, rimani, molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e rilassa un secondo. Molto bene, vieni a sederti, quindi girati da questa parte, ritrova la verticale dei tuoi ischi, l'appoggio in parallelo separato delle tue gambe, la tua mano sinistra dietro la nuca, la tua mano destra bene con il palmo aperto verso di qui, schiena bene dritta, cerca di non cambiare eccessivamente l'appoggio sui tuoi ischi, inspira qui ed espira, fletti lateralmente, fuori l'aria e ritorna esattamente al centro, fuori l'aria. 2, e ritorna, cerca di usare la muscolatura addominale laterale, fuori l'aria. 4, e ritorna, ancora scendi. 5,
e risali, ancora scendi 6, torna con le spalle bene allineate, scendi 7 e ritorna avanti 8 e ritorna, ancora scendi 9, come se volessi cercare ogni volta di portare la tua mano verso il basso e ritorna, cambia, apri bene il petto, inspira qui ed espira, scendi dalla parte opposta 1 e ritorna fuori l'aria 2. Pensa qui di scivolare sulla parete dietro di te, quindi tieni il petto bene aperto, non ci sono rotazioni del busto, non ci sono rotazioni della testa, guarda sempre dritto davanti a te. E gli ultimi 5, e ritorna, avanti 4, e ritorna, ancora 3, e ritorna, ancora gli ultimi 2, e ritorna, ancora 1, torna su e rilassa, sciogli un secondo le spalle. Ora porta il tuo braccio destro in avanti, scarica bene la tua spalla, aggancia il gomito o con la mano o con il gomito lato gomito, torna delicatamente verso il petto e poi porta questo braccio verso l'alto, piega il gomito di nuovo, ora afferra il gomito con la mano opposta, attenzione a tenere gli addominali, vai a portare il gomito dietro la testa. Se vuoi puoi provare ad agganciare le tue mani dietro la schiena, se le mani si agganciano tirale delicatamente una verso l'altra, se le tue mani non agganciano torna qui e spingi di nuovo il gomito verso il basso, andiamo a fare una piccola flessione laterale verso sinistra, piccola flessione per tirare un pochino di più il tricipite, ritorna al centro, sciogli la posizione delle tue braccia e cambiamo, braccio sinistro in avanti, tiralo verso di te, la spalla rimane bassa, e poi torna verso l'alto, gomito che si piega, attiva i tuoi addominali, cerca di impostare un pochino quell'allungo sul tuo tricipite, vedi se riesci ad afferrare le mani dietro la tua schiena, se le mani si toccano rimani qui, altrimenti ritorna a premere delicatamente con la mano sul gomito e andiamo a fare una piccola flessione verso destra questa volta. Ritorna al centro e ritorna verso il basso. La tua caviglia destra sul ginocchio sinistro, quindi vai a sistemare bene le tue anche in parallelo, senti l'appoggio di entrambi gli ischi, inspira qui ed espira, vai ad affacciarti sulla tua gamba sinistra, sul tuo piede sinistro, senti l'allungo sul tuo gluteo destro, ritorna bene in allungo verso il soffitto e di nuovo scendi, 2 e ritorna verso l'alto, ancora scendi, 3 e ritorna su, ancora un paio di volte da questa parte, scendi, la sensazione è di portare il peso in avanti in modo da allungare il gluteo destro, ritorna su e facciamone ancora uno con la schiena bene dritta, cioè senza caricare le spalle e il collo, torna verso l'alto e cambia, giù il destro, sul sinistro, apri bene questo ginocchio, controlla di avere sempre entrambi gli ischi in appoggio, inspira qui ed espira, allungati in avanti, affacciati verso il tuo piede destro e ritorna con la schiena dritta e di nuovo allunga, affacciati in avanti e ritorna su e ancora allunga bene 3 e ritorna verso l'alto, facciamone ancora un paio, senza esagerare, senti fino a dove riesci a spingere questa ricerca di allungo sul tuo gluteo sinistro, torna verso l'alto e facciamo l'ultimo così, allunga e ritorna, sciogli la posizione delle tue gambe, lascia le braccia lungo i fianchi, porta il tuo braccio destro su e fai scivolare la mano sinistra lungo una gamba della tua sedia, allunga bene tutto il lato destro, torna su, apri il braccio e scendi, cambia direzione, braccio sinistro sale, fletti la colonna lateralmente, sostieni il tuo bacino, rimane il più possibile stabile, ritorna al centro e scendi, di nuovo il braccio destro sale, fletti la colonna, senti gli addominali bene attivi, ritorna su e riapri e di nuovo il braccio sinistro sale, fletti la colonna lateralmente, torna verso l'alto, scendi e di nuovo ruota un paio di volte le spalle indietro. Grazie mille per essere stato con me durante questo allenamento, spero ti sia piaciuto. Lascia un like se il video ti è piaciuto, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto per rimanere aggiornato sulle prossime novità. A presto, ti mando un grande abbraccio.
e alla prossima.